camminata contro il razzismo questa mattina a Genova in attesa del Festival Souk. Camminata contro il razzismo stamane nel centro di Genova, preludio al Souk Festival che si aprirà tra poco meno di un mese al Porto Antico. Per noi c'era Daniele Lorenzetti. Si confondono e si intrecciano al flusso dei turisti, alla folla che invade la Darsena per la festa dello sport. In fondo va bene così per i promotori della quinta camminata contro il razzismo. Sorrisi e colori, le magliette del Souk Festival, bazar dei popoli alla 20ª edizione dal prossimo 15 giugno, mamme e papà col passeggino di una Genova che rifiuta gli stereotipi da cronaca nera. Fa più rumore un albero che cade della foresta che cresce. A Genova ci sono tantissime persone che fanno volontariato, che sperimentano quotidianamente l'accoglienza, l'integrazione, il vivere insieme semplicemente. Sono tante le persone che ci credono e che vogliono lottare per questo. Lo sport alla fine è anche questo, giocare tutti insieme, giocare per arrivare ad un traguardo. C'è anche l'UNICEF a dire no alle discriminazioni in una marcia che dal Mandraccio toccherà i carruggi del centro fino a piazza Don Gallo. Noi italiani siamo stati migranti e quindi credo che la storia si ripeta e quindi dovremmo imparare un po' di più da questo e penso che l'integrazione possa solo arricchire se però fatta bene.